Monsignor Del Portiglio lavora molto per la Chiesa e nel suo lavoro per il Concilio Ecumenico Vaticano II. Prima, durante e dopo il suo svolgimento, notti e giorni, giorni e notti passati a studiare, leggere, comporre testi, pareri. Mirabile la sua redazione del decreto conciliare, progetto in Presbyterorum Ordinis. Quando poi divenne prelato, seppe ispirare decine e decine di iniziative in tutto il mondo sul piano sociale, scuole urbane e rurali, centri di formazione, ospedali. Quando si recava in un posto, anche in Africa e in America Latina, cercava di scoprire quali erano le necessità più urgenti delle popolazioni. Quindi, con spirito sereno ma determinato, incoraggiava i fedeli dell'Opus Dei di quel luogo da darsi da fare per mettere insieme in piedi qualche iniziativa e rispondere così a tali necessità.